Buonasera ragazzi! Tanto si dice buongiorno a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! Allora ragazzi, notate che... Ciao Ligo! Allora, precisiamo subito che tutto questo non era organizzato. Allora, per favore, stai dritta con il faccino. Ragazzi, mi sono vendicato con Laura. Ma magari almeno... Notate qualcosa di strano in me. E posso magari far vedere meglio il tutto? No, stai rilassata, mi raccomando. Uno, non tocchiamo. Non toccare perché fa male. E due. Sì, ragazzi. Perfetto. La... fatta male. Laura ha preso le botte. Però ora raccontiamo un pochino il tutto. Meglio spiegare. Prima di spiegare tutto però... Sigla! Ciao! Ciao! It goes on and on and on. Bravo amore! È tutta colpa tua, è tutta colpa tua! Penso che la situazione deve spiegarla la diretta interessata però. Quindi ragazzi, prima di sentire la spiegazione mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina, perché vi ricordo che tutti i giorni alle ore 14:30 uscirà un nuovo video diverso dal solito! Perché noi non facciamo mai un video che abbiamo già fatto. Perfetto. Ora passiamo alla diretta interessata perché vi spiegherà quello che è successo, ma poi qualcuno si prenderà cura di lei. Laura mi ha appena fatto notare che anche io nella mano un livido. Sarà che dandogli un cazzotto... No, scherzo. No, che non si pensi male, perché poi tagliano le clip. Oh! Aurora, colpisci sempre le parti intime del papà. Niente, ho scoperto di avere un livido. Questa è Laura quando si vendica. Meglio che mi sieda a raccontare il tutto, ragazzi. Perché è molto importante. Mi raccomando, attenta, Bau. Tranquilla, ce l'ho qua. Tu, mi raccomando, ascolta bene che mi sa che qualcosa riguarda te, sai. Penso proprio qualcosa di specifico. Ma come sono carini questi? È mio, mio piedino! È mio, 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 mio! È mio piedino! Ai, 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 ai. Prendo il piedino. Ragazzi, parto col dire... Guardate che robo, ragazzi. Cioè, sembra finto. Posso parlare? Sì, certo. Parto col dire che ho due lividi diversi. Uno è posizionato qua, non so se si vede. E un altro, è posizionato qui sotto, che credo sia quello più evidente. E penso proprio di sì. Ok, da quale partiamo? Io partirei dall'ultimo fatto. Quindi questo, che è okay. Il più lieve. Chi è il più lieve? Raccontaci la scena, Laura. Allora, ragazzi, praticamente domenica scorsa siamo tornati dalla montagna, perché sì, siamo andati a sciare tutti insieme. Ma non te lo sei fatto in montagna con lo zaino? Sì, ma quando siamo tornati a casa mi è successo. Ah, non te lo sei fatta là in montagna? No! A una certa dobbiamo togliere tutto il necessario che avevamo portato in montagna dalla macchina. Ma ti sembrano modi di metterti? Prego, puoi continuare, grazie. Ok, grazie. Allora, stavo dicendo, scendo per aprire il bagagliaio della macchina e tirare fuori tutto il necessario, tra cui uno zaino rosa, ovvero lo zaino che usa solitamente Michael, non so se ci avete mai fatto caso. Quello bello. Okay. L'ho pagato un sacco, me l'hanno dato in omaggio. Perfetto. Ma era incastrato insieme alle ruote del passeggino di Aurora. Sì, perché precisiamo che le ruote sono state staccate. Esatto, se no non ci stava tutto il passeggino in macchina perché avevano talmente tante cose che abbiamo dovuto disfare tutto. Arrivando al dunque, io cerco di tirare fuori dal bagagliaio della macchina lo zaino, ok? Non so cosa succede, ma praticamente nel tirarlo fuori mi sono data un pugno da sola sopra l'occhio senza neanche riuscire a prendere lo zaino. Praticamente ho fatto tipo così per prenderlo, ho fatto così per tirarlo fuori. Ma alla fine poi mi è finito il pugno da sola, che mi sono fatto da sola sull'occhio, e lo zaino è rimasto lì nel bagagliaio. Quindi questo me lo sono fatto da sola col mio pugno, dandomi un pugno. Perfetto, questo era il meno interessante. Sì. Ora direi di passare all'altro, quindi. Esatto. Bla bla bla. Tralasciamo la parte in cui si capisce quanto sei sveglia, Laura. Raccontaci la scena divertente. Quindi l'altro occhio, che è il primo occhio che ti sei fatta male, perché questo è il secondo. E comunque...
abbiamo capito che la pelle è davvero tanto fragile per farti i lividi così grossi. Vabbè, arriviamo dunque. Questo, che tra l'altro è il livido che mi sono fatta per primo. Non l'abbiamo visto molto bene. Forse la... Mamma mia, Laura, è veramente viola. Ma questo, forse l'altro se l'ha superato adesso, sai. Questo? Sì. Vabbè, comunque arriviamo sempre al dunque anche in questo. Una sera ero qua sul letto a giocare con Aurora con delle bambole. Il problema è che ci sono diverse tipologie di bambole. Alcune sono tipo peluche, mentre invece altre sono più dure, hanno la plastica molto più dura. Quindi se una persona lancia la bambola contro un'altra persona, insomma, fa un po' di male. Ok, esattamente è successo questo. Praticamente stavamo giocando, allora prende la bambola, quella con la plastica dura ovviamente, la lancia e casualmente è andata sul mio occhio. Ok, all'inizio non pensavo facesse così male e uscisse così tanto questo livido, però effettivamente si è gonfiato e ha creato questo nell'arco di giorni. Solo per farvi capire quanto è pesante. È tuo. Per farvi capire. Tieni questo. Vai sopra, dai. Farvi capire quanto è pesante. Sì, esatto, è tanto. Potrebbe essere un martello sto bambolo. È tuo bambolo. Ci mancherebbe. Beh, comunque, per fortuna non è successo a me. Un bambolo. Bau non è incluso nei bamboli. Ah, bambolo assassino. Brutto. Sentite? Secondo bambolo assassino. Ormai li fanno tutti duri. Questo è morbido. E questo. No, non ha fatto tu male a Bua. Dai, mettili il ciuccio. Cos'è? È la bocca, amore. Mettili il ciuccio. La bocca. Mettili il ciuccio. Non può. Beh, comunque, nostra cara Laura. Ora vogliamo prenderci cura di te, quindi mettiti tranquillamente su, levati le ciabatte, ok. Stai bella dritta, stai distesa, ok, non ti preoccupare, ancora un po', okay, ancora un po' più distesa. Ok, stai bella tranquilla. E dato che comunque ti ha fatto male, sono invalida. Accidentalmente mia figlia, ora ti faremo un test se veramente hai male. Assolutamente no, non hai capito proprio niente. No, io e Aurora faremo i dottori su di te. Senza toccarmi l'occhio però. Proviamo a guardare come stai. Okay. Facciamo la visita del medico di base. Va bene, ci siamo. Io e Aurora dovremmo avere un po' di oggettini del medico. Dopo vi darò un voto finale per vedere se siete stati. Non ci interessa. Sinceramente, non ci interessa il voto di Laura. Però, ragazzi, ci interessa il vostro voto. Quindi scrivetelo qua sotto nei commenti. Mi raccomando, un voto che deve andare da 9,5 a 10. Se mi vedete con gli occhi rossi, non ho pianto. Semplicemente ho avuto un attacco di starnuti come al solito. Perché, per chi non lo sa, sono allergico al cane, al gatto, agli acari e alle polveri. Tutto. E non prendo niente. Oddio, guarda Aurora. Allora, Aurora, bisogna iniziare un attimino. Ok. Aspetta che qualcosa non è uscito, penso. Qua non penso ci sia tanto. Oh, è venuta fuori perfino una Switch. Questa comunque è rotta, non pensate che Aurora gioca con queste cose. Penso che qua dentro ci sia quello che interessa a noi. Ah. Aurora? Questo è quello che interessa a noi. Amore, le cose da dottore. Ragazzi, sapete che poi tutto questo casino dovete sistemarlo voi. Non ti preoccupare, devi stare tranquilla, io te lo dico sempre. Sono invalida. Ti vedo agitata, stai tranquilla. Io sono invalida. Dato che sei invalida, ora ti visitiamo, però sai che siamo dei dottori particolari noi. Quindi non so con che oggetti / attrezzi ti visiteremo. Vediamo. Ci siamo armati, amore, guardiamo se hai la febbre te. 36 e 4. Aurora è sana. Cos'è quello? Cos'è? 36 e 8. 36 e 8. Ora spariamo a te, Laura. 36 e 2. Ok, ci può stare. Beh, Laura, accomodati pure a letto perché c'è un qualcosa che dobbiamo fare. Ho preso un po' di oggetti nei quali ora visiteremo la paziente. Quindi, Aurora, ho bisogno di te. Appoggiamo per terra le armi. Ragazzi, è una bomba. E lei stia in silenzio. E questo va in bocca alla paziente, Auri. Mettilo in bocca alla paziente. No, lasciamolo proprio in bocca alla paziente. Brava, lascia il latte che beve il latte da sola, Auri. Così impari. Brava, amore, scaldala col phon. Così impari. Almeno sappiamo che la paziente non si lamenta più. Non pensavo ci fossero anche i parrucchieri in ospedale. Che brava questa bambina, amore, ma dobbiamo torturarla, non dobbiamo farle le cose dolci. Lei è gentile. Prossimo test. Dobbiamo vedere se comunque la botta ha colpito anche le gambe. Ahi!
Ok. Penso abbia colpito anche le gambe perché non ci sono più. Scusa, si dovrebbe alzare di riflesso. Sì, non voglio altri lividi, per favore. Grazie. Allora vorrei un po' più delicato. Forse non bisognerebbe provare a toccare sotto l'occhio, quindi prendere tipo e incidere. Facciamo una piccola X. Perfetto, amore. Cerca di schiacciare un pochino in più. Brava. E adesso abbiamo tipo il... questo sarebbe un pelapatate, però noi lo usiamo come coso per levare i peli. Allora noi faremo l'operazione qua per vedere se fa male all'occhio. Non so se funziona molto bene il tutto, però va bene, dai. Non siamo dottori. Sì, amore. Aspetta che per scaldare un pochino il tessuto ti accendo anche il phone, va bene? Così la gamba è più calda. L'infermiera continua, ragazzi. Oh. Beh, direi che dopo, amore, il taglio, bisogna prendere il coltellino a sega per effettuare. Aia, no. Il tutto ancora meglio. No. Giusto, amore? Papà, ancora. Ancora, sì. Cambio bisturi. Papà, no, no. No, no. Stiamo facendo un'operazione, ragazzi. Potrebbe essere quasi andata. L'avete impegnato? Se continuiamo così, tata, fra un'oretta siamo dall'altra parte della gamba, Beh, la mia assistente sta litigando con la nonnina di là. Sì. Mi sa che la gamba ormai non so se si possa più recuperare perché non reagisce più a... Con questo leviamo tutto il concetto. Ma ora bisogna vedere se ci sono ancora i riflessi. Aia! Fa male? I riflessi ci sono, è come se ci sono i riflessi. Voglio provare a levare una sopracciglia con questa. Devo sentire io e il mio amico Topolino se ha qualcosa che non va in faccia. Quindi ora le faremo un test. Fa male? Sì. Ok. Sì. Fa male? No. Fa male? No. Fa male? Sì. Allora penso che dobbiamo prendere questo. Oh. Fa male? Sì, fa male. Cavolo, penso che è abbastanza malata, sa? Sono in barca. Le prognostico un'ora e mezza di malattia. Poi può tornare tranquilla. Signorina, siamo nel 2022 ormai. No, ormai i lavoratori non hanno più le malattie. Io direi che può bastare così perché mi state creando altri lividi ulteriori, quindi basta. No, Bao voleva fare un altro test, no, però mi sa che lo facciamo. Con me. Bao, mi sa che lo facciamo uno. Beh, Laura, comunque, ma... al di là di tutto, noi ci abbiamo riso e scherzato sopra. Sì, adesso sì, però, sì. Veramente, è vero, ragazzi, quando alla mattina si è svegliata, precisamente dopo 2 giorni, perché comunque c'è stato il distacco di un giorno da un robo all'altro. Sì, esatto. Ok, quando lei sul primo occhio, mamma mia, guardate i miei occhi, questo è un video con gli occhi strani. Sul primo occhio incominciavano a vedersi i segni. Si è fatta male all'altro. Quindi dopo 2 giorni, quindi tipo il lunedì, aveva 2 occhioni che comunque quando abbiamo dato la foto in giro tutti hanno detto: ma Mike, ti ha bastonato? penso, ragazzi, che comunque avrei colpito punti diversi. Peccato, cioè un qua gliel'avrei tirato un cazzotto. Grazie, molto prego, gentile. Prego. Sì, sì. Oh, almeno, cioè, almeno te l'avessi dato, mi sarei dato una di quelle sfogate. Beh, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti. Noi ci vediamo tutti i giorni alle ore 14:30 con un nuovo video diverso dal solito, perché di video uguali, come abbiamo già detto, non ne facciamo mai. Guida, Mike, Bao, e allora è tutto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Mi dispiace, guarda, non ci vediamo.